Ciao amici, da piccoli soffrivate di mal di gola continui in inverno? O ai vostri piccoli capita ancora oggi? Guarda, ogni inverno con baby squaletto è una tragedia. È una situazione diffusa. Pensate che nel mondo ogni anno ci sono 600 milioni di persone che soffrono di mal di gola. E la ricerca sta facendo di tutto per capire come mai colpisca solo certe persone e non altre. Infatti, secondo le statistiche, chi soffre di mal di gola ne soffre spesso, mentre altri non ne soffrono mai perché non vengono colpiti dallo streptococco A beta emolitico. E nel video di oggi scopriamo il perché di questa differenza, cioè la vera causa del mal di gola. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Lo studio scientifico è uscito su Science Translational Medicine, trovate il link in descrizione. Nello studio sono stati confrontati i tessuti di tonsille appartenente sia a bambini sani che a bambini soggetti a tonsilliti e mal di gola continui. E alla fine del video vi svelo perché, secondo gli studiosi, togliere le tonsille non è risolutivo. Gli studiosi sostengono che il sistema immunitario di questi bambini non riconosca una particolare tossina prodotta dal batterio dello streptococco e quindi non si attiva la risposta immunitaria. Così il batterio è libero di infettare la gola. Ora sto per dirvi la soluzione proposta dagli scienziati, ma prima iscrivetevi al canale per seguire nuovi video ogni giorno, attivate tutte le notifiche e abbonatevi al canale per sostenere il mio lavoro. Secondo lo studio, dicevo, togliere le tonsille non serve. Ma non sono loro le responsabili? Non proprio. Piuttosto che togliere le tonsille, con tutte le controindicazioni del caso, bisognerebbe adottare una terapia di rinforzo del sistema immunitario a partire già dall'inizio della stagione fredda, prima di contrarre il mal di gola. E l'aiuto arriva dalla naturopatia, che consiglia due rimedi: echinacea, una pianta erboristica, e reishi, un fungo noto nella micoterapia. Nel link in descrizione ho selezionato due prodotti di qualità per chi li vuole provare. Per approfondire le cause e tutti i rimedi naturali per i malanni della stagione fredda, trovate il mio ebook dedicato sempre in descrizione. Ora condividete questo video con tutte le mamme e i papà che conoscete e anche con i vostri amici. Vivi naturale e vivi meglio!